Siamo qui con Marco Manfredi, tallonatore delle Zebre classe 1997, arrivato a Parma lo scorso giugno dopo la vittoria del titolo di campione d'Italia con Rugby Calvisano. Ciao Marco, facciamoci un po' conoscere. Sappiamo che sei nato a Friburgo, in Germania. A che età sei arrivato in Italia e qual è stata la tua esperienza giovanile? Allora, io sono venuto in Italia appena nato, quando avevo 2 anni e ho praticamente cercato di fare qualche sport, ma niente mi convinceva. E poi, parlando con un amico che giocava a Rovigo, che è Mickey Wilson, ho provato e da lì diciamo che non ho più smesso. Germania, Italia, ma anche Francia, avendo tu disputato le stagioni 2016-2017 e 2017-2018 con Montpellier nel campionato di Under 12 francese Espoir. In cosa è diverso il rugby francese rispetto a quello italiano? Beh, io ho sentito molta più fisicità in quello francese e diciamo che il lavoro là è focalizzato, diciamo, più sugli avanti che, almeno per quanto mi riguarda, sui tre quarti. Cosa ti piace fare quando non ti alleni? Beh, non ho nessun hobby in particolare, diciamo che la mia vita è focalizzata sul rugby e niente, non riesco, diciamo, a fare nient'altro. E adesso sei tornato in piena forma dopo il piccolo stiramento muscolare di qualche settimana fa. Sono stati così intensi gli allenamenti con le Zebre d'inizio stagione? Che tipo di lavoro avete svolto? Abbiamo fatto più gioco e intensità con la palla, quindi molta corsa col pallone, gioco con le mani e poi abbiamo fatto anche lavori aerobici e molta attività in palestra, soprattutto perché, diciamo, è pre-season e bisogna essere pronti per questo campionato che sarà molto intenso e duro. E la settimana prossima, a proposito, le Zebre affronteranno il Benetton nella prima amichevole stagionale. E con Bigi e Fabiani, che sono impegnati con gli azzurri al mondiale, potresti ritagliarti un ruolo in campo fin da subito. Che sensazioni provi a riguardo? Sei carico? Positività, entusiasmo, pressione? Allora, molto, diciamo, pressione, tra virgolette, perché devo dimostrare che valgo qualcosa e devo dimostrare anche ai miei compagni che anche con la loro assenza riusciamo a mettercela tutta e niente. L'anno scorso invece sei stato già permit player delle Zebre e infatti in Guinness Pro 14 una presenza l'hai già guadagnata, esordendo nel torneo lo scorso novembre quando sei entrato a gara in corso contro i Cardiff Blues. E che ricordi hai di quella giornata? Allora, è stata una bellissima esperienza, anche perché, come hai detto te, è stata la mia prima partita in Pro 14 e, diciamo, è un bel ambiente, un'esperienza molto intensa, diciamo, mi ha regalato molte emozioni. E adesso invece sei pronto a sfidare nuovamente le prime linee avversarie del torneo, questa volta da giocatore a tutti gli effetti delle Zebre. Che aspettative hai sulla imminente stagione di Guinness Pro 14? Beh, io sono molto positivo sulla squadra, sui miei compagni, sono molto fiducioso, anche perché è un bel gruppo e stiamo lavorando veramente sodo, quindi penso che potremo ottenere dei buoni risultati.